Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo secondo video di giornata. Seguirà poi il post Europa League, su un'analisi al volo, insomma, di tutto ciò che è successo in Coppa per le italiane. Allora, di cosa dobbiamo parlare? Ho già fatto un video legato alla preparazione fisica, alla prevenzione infortuni in compagnia di Emilio Troiano e per quello vi dico andatevelo a recuperare. Quando vi dico iscrivetevi al canale, perché l'algoritmo di YouTube ogni tanto vi fa vedere nella home page i miei video se già mi seguite. Però con l'iscrizione, questa è una cosa che accade in maniera un po' più frequente, cliccando sulla campanellina vi spara la notifica. La maggior parte di voi non è iscritta al canale, quindi vi invito e rinnovo l'invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E ovviamente il like a sostegno di tutto ciò che faccio in questo canale. Vi ringrazio in anticipo, ovviamente adesso parliamo ragazzi di infortuni, perché la Juventus andrà a giocare col Verona a Verona, partita tosta, delicata, scivolosa, insidiosa, aggiungete voi tutti gli aggettivi che vi pare, ma è una partita contro una squadra tignosa, fastidiosa quasi, no, da combattere. Che c'è da dire? Purtroppo andiamo lì con 7 infortunati, il record negativo di questa stagione, e ho qua tutti i casi perché rischio di dimenticarne qualcuno da quanti sono, figuratevi un po'. Chiellini ha il classico problema al polpaccio, ovvero lui probabilmente lo rivedremo contro la Lazio il 6, quindi inizio di nuovo delle riprese e delle attività un po' prima, inizi di marzo, lo vedremo in campo probabilmente, o sarà disponibile o arruolabile circa il 6 marzo, oppure addirittura contro il Porto il 9 di marzo. Situazione Chiellini è questa, però tutto sommato difesa centrale siamo quasi a posto, perché al di là della squalifica di Danilo che ci mette in grossa difficoltà sabato contro il Verona, abbiamo Demiral e De Ligt. Cuadrado, che questo è uno dei veramente degli infortuni molto fastidiosi, perché Cuadrado è uno che ti dà anche produzione offensiva, un regista avanzato, è uno che crea situazioni pericolose da gol, è uno sbocco sugli esterni di qualità che attualmente manca questa Juventus, e lui uguale, primi di marzo si ipotizza il recupero totale del giocatore, quindi anche Cuadrado, ahimè, col Verona non ci sarà. Arthur è complicato, viene monitorato giorno per giorno, sta facendo questa terapia per questa calcificazione fastidiosa, si sta cercando di evitare l'operazione chirurgica. Praticamente ragazzi, cosa è successo? Vi ricordate la botta che prese contro l'Atalanta? Ecco, in quel punto là si è formata una calcificazione che è dolorosa per il ragazzo, e quindi si sta cercando di agire tramite una terapia con delle onde radio d'urto, una roba simile. Fatto sta che è una sorta di terapia poco invasiva, poco fastidiosa, si sta cercando di rimettere in sesto il ragazzo, che scalpita, ha voglia di tornare e vuole riprendersi insomma le chiavi del centrocampo. Sappiamo tutti quanto è importante Arthur, quanto detta i tempi di gioco, quanto è fondamentale per l'economia del gioco stesso della squadra Juventus. Quindi quando lo vedremo non si sa, perché è probabile che magari questa terapia non vada a buon fine insomma la Juve è obbligata a operarlo, o magari si opererà questo ragazzo d'estate così avrà tutto il tempo per recuperare, però è una roba fastidiosa. È normale che dopo ogni botta ci siano delle calcificazioni, però questa sta dando veramente troppo fastidio, e quando c'è dolore purtroppo non bisogna sottovalutare. A sto punto vedremo un po' come risolverà la questione, l'obiettivo sicuramente è recuperarlo per il ritorno di Champions tra Juventus e Porto. Bonucci uguale, erano 15-20 giorni di stop, tra Lazio e Porto dovrebbe aver recuperato e dovrebbe tornare a disposizione. Questo è uno di quegli infortuni un po' alla Chiellini e alla Cuadrado, cioè è quasi certa l'idoneità, ecco, per tornare a livello agonistico a giocare a calcio nelle partite che contano intorno a quelle date là. Ora invece arriviamo al punto cruciale e spinoso, che è Paulo Dybala. Dybala, la sua condizione è valutata giorno per giorno, si ipotizza per un ritorno alle attività post, credo, Juventus Porto. Lui è andato ieri da Cugat a farsi consigliare. A quanto pare Cugat, secondo le ultime indiscrezioni anche di Romeo Agresti, visto il suo video prima, ha detto che essenzialmente il ragazzo dovrà continuare col programma di recupero scritto ed effettuato dalla Juventus, quindi ha confermato insomma quello che è l'idea del recupero del ragazzo da parte della Juve.
Anche qua è un'assenza che manca, perché senza Morata, poi ci arriviamo a Morata che è l'ultimo caso, senza Morata la Juventus è obbligata a giocare con Ronaldo e Kulusevski senza avere la possibilità di far rifiatare qualcuno, anche perché adesso ragazzi abbiamo una settimana per preparare questa partita e ce la stiamo godendo tutta quanta, però dopo riniziano gli impegni ogni 3 giorni paradossalmente, perché c'è l'impegno intermedio di campionato col turno infrasettimanale, poi c'è la domenica di nuovo il campionato, il sabato il campionato, poi torna la Champions League di mercoledì. È un bel casino gestire tutti questi impegni con i giocatori contati, ti obbliga ovviamente a forzare un pochettino la mano. C'è anche da dire che questa settimana sicuramente è stata molto utile per allenarsi bene. Mi aspetto infatti dei piccoli miglioramenti su alcuni dettaglietti proprio da questa settimana col Verona, al di là delle assenze che sono non pesanti di più, perché i nomi che ho fatto ragazzi, cioè sono tutti nomi che andrebbero titolari, sarebbero titolari in ogni squadra: Bonucci, Arthur, Cuadrado, Chiellini, Dybala, cioè di cosa stiamo parlando? Siamo a 5. Bentancur dovrebbe farcela, nessuna lesione, quindi dovrebbe farcela, è stato controllato, dovrebbe riuscire insomma a far parte della squadra. Poi invece Morata, dopo il malore di Oporto, vi ricordate che è svenuto eccetera, lui ha un citomegalovirus, mi pare che si chiami così, non mi complicate ragazzi, medicina, è una roba che si prende in maniera strana, insomma anche da pratiche sessuali ragazzi, ve lo devo dire, si può prendere anche da pratiche sessuali, è una specie di mononucleosi per sintomi, da parecchia spossatezza, da parecchia fatica, anche problemi intestinali ogni tanto, e questo senso di stanchezza come bisogna combatterlo? Col riposo assoluto, tant'è vero che Morata non sarà convocato in occasione di Verona-Juventus, rimarrà a riposo e cerchiamo di recuperarlo per Porto. Ormai ragazzi, Verona è un test probante, tanto però giochiamo con pochi giocatori forti, ecco, nel senso che abbiamo delle valide alternative, però insomma abbiamo una rosa contatta, ecco, coi nomi. Dobbiamo fare di necessità virtù. Io credo che la Juventus stia però preparando mentalmente già la sfida di Porto. Questo non vuol dire assolutamente snobbare questo impegno, ci mancherebbe altro, non facciamo cazzate, perché bisogna tirare avanti, però poi c'è la Lazio, poi c'è lo Spezia, insomma ragazzi, prima Spezia e poi Lazio, no? Prima Lazio e poi Spezia, non mi ricordo, vabbè, fatto sta ragazzi, è un gran bel casino, noi dobbiamo andare a Verona a prendere 3 punti. Punto. Poi c'è tutta la questione legata ai 2 punti che possono darci per via di quella questione della Lazio, ma non ne parliamo ora. Il 16 ci sarà una sentenza e aspettiamo ste sentenze. Non pensiamo tanto alla classifica, pensiamo a questa partita. Dobbiamo arrivare bene, con Chiesa e Kulusevski in grande spolvero, con Bentancur che si ripiglia un po', con Rabiot in grande spolvero, con McKenny in grande spolvero e con una difesa bella, attenta e concentrata. Dobbiamo prenderci 3 punti da Verona, sono fondamentali, mi raccomando. Sono incazzato per questa situazione di troppi infortunati, perché poi con questa situazione si va a bastonare anche l'operato della società sul coprire determinati ruoli. Adesso che Danilo è out, Cuadrado è out, siamo nella cacca e dobbiamo ridisegnare un po' la difesa, perché chi ci mettiamo a destra? Questa è una bella soluzione che voglio vedere da Pirlo, nel senso voglio capire che cosa farà effettivamente, però tutto perché non abbiamo preso anche un terzino sinistro di ruolo, facendo così delle rotazioni un po' migliori anche da quel punto di vista, perché spesso Danilo è stato messo a sinistra e spesso avrà preso delle ammunizioni anche là, ed è tutta una cosa che ricade sulle scelte effettuate in società già d'estate. Ma poi anche la quarta punta, la questione quarta attaccante, adesso sei contatto là davanti, punto, sei contatto, c'è poco da fare, questo è un gran bel problema. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo più tardi per il post gara dell'Europa League. Un abbraccio a voi e sempre fino alla fine. Forza Juve, ragazzi.